Molto probabilmente saprete già che cosa ne penso dei lifehack. Ci ho già fatto un video a proposito e quindi lasciamolo stare. Ma è proprio per questo che oggi vi porto un video su questo argomento. Infatti oggi, finalmente, vi mostrerò dei lifehack come si deve. Per esempio, se avete molte bambole di porcellana e per pura sfiga se ne è rotta una, da oggi in poi non vi dovete più preoccupare. Potete prendere la testa di una di queste bambole e metterci una lampadina all'interno e voilà. Ve lo assicuro, è stato al 100% testato che i bambini adorano questo tipo di luci da notte. Ok, scherzi a parte, suppongo che abbiate capito di cosa si tratta in questo video. Questi sono lifehack, e sì, ho detto bene, lifehack. Lifehack. Sentite? Lifehack. Hack. Si sente la H, non è hack. Maledetti. Che poi alcuni veramente lifehack. Quando ho detto lifehack? Per tutti i geni del male sapientoni che nell'episodio precedente mi hanno corretto, dovete sapere che la H in inglese si deve far sentire. Non è hack, ma è hack. Cioè, la sentite la H? Siete stanchi di bollire l'acqua ogni volta che cucinate la pasta? Bollite un po' d'acqua all'inizio della settimana, mentre il resto mettetelo al frigo per dopo. Ve lo giuro, lo devo provare. Anzi, per me questa cosa andrebbe bene anche per tipo le grigliate. Andate a prendere del carbone, lo riscaldate e poi lo lasciate nel frigo per dopo. Effettivamente ci sta. Adesso, sappiamo tutti che le uova possono essere molto salutari per l'organismo. E sono anche piene di proteine, quindi, sapete, sono praticamente la base per far crescere i muscoli. Ma cosa fare se odiate il gusto delle uova? Ebbene, non ditelo a nessuno, ma potete aggiungere un po' di cacao, burro e farina. Dopo aver mischiato il tutto, lo mettete dentro il forno per 30 minuti e voilà. Lo so che magari possono non avere lo stesso aspetto delle uova, però ragazzi, non vi dovete preoccupare, queste sono pur sempre uova, ci sono le proteine, probabilmente anche il diabete, però va bene. Il mio voto per questo lifehack da 1 a 10? 7, perché è il numero massimo delle cose. Se dormi fino a mezzogiorno devi pagare soltanto per due pasti invece di 3. Ma quindi, aspettate, se dormo fino alle 7 devo pagare soltanto per la cena? Cioè ragazzi, ho trovato un lifehack nel lifehack. Sono un dannatissimo genio. Il tuo rilevatore di fumo è morto? Usa un pacchetto di popcorn come allarme. Quando senti scoppiettare, prendi il tuo popcorn e scappa. Almeno una volta che vedete la vostra casa bruciare, avete pure qualcosa da mangiare nel frattempo. È come al cinema, avete presente? Senti del gas a casa? Localizza la perdita accendendo un fiammifero in ogni stanza della casa. E una volta che senti un'esplosione, complimenti, hai trovato la fonte della perdita. Vabbè che oltre a perdere gas, grazie a questo metodo perdi pure la vita. Però secondo me non è male come idea. Usa un serpente per tenere i tuoi spaghetti. Questa è arte. Sapete, però, in questo caso mi sa che il serpente finirebbe per rompere leggermente gli spaghetti. Quindi mi dispiace, ma questo lifehack è stato appena bocciato. A meno che non dovreste buttare il tutto all'interno della pentola insieme al serpente. Scusate, non c'ero arrivato subito, perdonatemi. Se la tua macchina fa suoni preoccupanti, semplicemente alza la radio per non sentirli più. Effettivamente è un'ottima soluzione per questo problema. Ma ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi di abbassare il volume della radio per vedere meglio mentre parcheggiate. È importante. Riempiti le mani di cuccioli così nessuno ti può chiedere aiuto. Questa è bellissima. E questa mi sa che è pure di WikiHow. Sapete, sono curioso di controllarlo quel sito ora che ci sono, perché wow, ci sono immagini del genere. Riempi un guanto di gomma con dell'acqua tiepida e tienilo per mano quando ti senti solo. Che tristezza. Questo è veramente triste. Cioè, ragazzi, questo è il livello superiore del Forever Alone. Anche se sapete che c'è, va tutto bene fino a quando lo fanno soltanto coi guanti. Per favore, non andate oltre. Vuoi liberarti delle rughe velocemente? Fatti mordere da un serpente a sonagli? Eh? Ragazzi, ve lo giuro che fino a quando non l'ho letto pensavo fosse la mano di qualcun altro. Invece a quanto pare questa è una mano che si è gonfiata. Wow, ok, meglio evitare di farsi mordere da serpenti a sonagli. Però nonostante tutto funziona. Vuoi rendere la tua bibita dietetica? Basta che premi questo pulsante. Cosa? Rendi magico il tuo raffreddore mettendo i brillantini agli... Non ce la faccio. Rendi magico il tuo raffreddore mettendo dei brillantini all'interno della tua bocca prima di starnutire. Cosa diavolo sto facendo della mia vita? Perché sto leggendo queste cavolate? Comunque, va bene, avete reso il mio raffreddore magico, ma adesso voglio un lifehack per pulire tutti quei cavolo di brillantini. Non so se capite il mio disagio. Ve lo giuro ragazzi, ogni volta che ho a che fare con dei brillantini, dopo me li ritrovo ovunque. Sul tavolo, in mezzo alla tastiera, dentro al bagno, nell'armadio. Ve lo giuro, non capisco come fanno. Se lo schermo del tuo telefono è troppo piccolo, mettilo all'interno dell'acqua. Lo schermo diventerà più grande fino al 200%. Sapete che con i telefoni nuovi questo non è un problema, perché la maggior parte ormai sono resistenti all'acqua. Quindi mi dispiace, ma niente da fare. Questa volta il mio telefono sopravvive.
Lo spero. Per massimizzare la velocità delle vostre auto dopo la quinta passata ad R, che starebbe per racing. Ma state attenti che se poi andate troppo veloci viaggiate nel tempo. Stai avendo problemi nel trovare un posto per parcheggiare? Accendi le luci di emergenza per renderti immune alla legge. Dopodiché puoi parcheggiare ovunque vuoi. Finalmente qualcuno che lo ha capito, maledizione. Cioè io non capivo perché ero sempre l'unico a fare così. No, in realtà non ho neanche una patente, però... sono immune alla legge perché metto le luci di emergenza. Quando tutte le tazze sono sporche e sei troppo pigro per pulirne una. Non so perché mi ci vedo in questa cosa. Magari non con un peperone, però... non lo so, veramente. So che sarei capace di fare una cosa del genere, ragazzi, ve lo giuro. E poi che ne sapete, magari rende il tè più buono. Se hai fretta la mattina, ricorda di salvare un po' di tempo facendo colazione e lavando i tuoi denti nello stesso momento. Oh mio Dio. Ragazzi, avete mai provato a mangiare qualcosa dopo esservi lavato i denti? Cioè, il gusto cambia totalmente. Non so perché. Continua. Non capire perché, però il gusto cambia. Da quel che ho capito il dentifricio va ad influire in qualche modo sulle papille gustative, non so, per almeno 10 minuti. Non hai amici? Non importa, usa questo life. Madonna, no, non è possibile, basta. Basta. Dai, il pane che quando è pronto ti dà il 5. Che poi sarà pure caldo, quindi avrà lo stesso funzionamento del guanto di gomma con l'acqua tiepida, madonna. Vabbè ragazzi, per oggi basta così sul serio. Spero che questi life hack vi siano piaciuti. Ovviamente sono molto ironici, spero si sia capito fin da subito. Comunque, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata su mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!